Dai quaderni di Maria Valtorta, 29 marzo 1944. Dice Gesù: scrivi, contro il potere del demonio, ogni potere alla croce. E poi descrivi quanto vedrai. È la settimana di passione, la preparatoria al trionfo della croce. La croce è velata sugli altari, ma il crocifisso è più che mai operante sul suo glorioso patibolo, dietro il suo velo per chi lo ama e invoca. Descrivi. Vedo una giovane, poco più che giovinetta. È alle prese con un giovane sulla trentina. La giovane è bellissima, alta, bruna, ben formata. Anche il giovane è bello. Ma quanto la giovane ha l'aspetto dolce, pur nella sua severità, altrettanto quest'uomo sotto il suo imposto sorriso ha un che di poco simpatico. È alle prese, sembra che sotto una patina di benevolenza abbia animo torbido e bieco. Fa delle grandi proteste di affetto alla giovane, dichiarandosi pronto a fare di lei una sposa felice, regina del suo cuore e della sua casa. Ma la giovane, che sento chiamare Giustina, respinge queste profferte d'amore con serena costanza. Ma tu potresti fare di me un santo del tuo Dio, Giustina, dice l'uomo. Poiché tu sei cristiana, lo so, ma io non sono nemico dei cristiani. Non sono incredulo sulle verità d'oltretomba. Credo all'altra vita e all'esistenza dello spirito. Credo che esseri spirituali vegliano su di noi e si manifestano e ci aiutano. Io pure lo aiuto. Come vedi, credo quanto tu credi. Né potrò mai accusarti, perché dovrei accusare neppure del tuo stesso peccato. Non credo come tanti dei cristiani siano uomini che esercitano magia malvagia, e sono convinto che noi due insieme, uniti, faremo grandi cose. Cipriano, non insistere. Io non discuto le tue credenze. Voglio anche credere che uniti faremo grandi cose. Non nego neppure di essere cristiana e voglio ammettere che tu ami i cristiani. Pregherò che tu li abbia ad amare al punto da divenire un campione fra essi. Allora, se Dio vorrà, noi saremo congiunti in una sorte. In una sorte tutta spirituale, però. Perché di altre unioni io sono schiva, volendo serbare tutta me stessa al mio Signore per conseguire quella vita nella quale dici di credere pure tu e giungere a possedere l'amicizia con quegli spiriti che anche tu ammetti siano veglianti su noi operanti, in nome del Signore, opere di bene. Bada Giustina, il mio spirito protettore è potente, ti piegherà a cedermi. Oh no, se egli è spirito di cielo, non potrà che volere ciò che Dio vuole, e Dio per me vuole verginità e spero martirio. Non potrà perciò il tuo spirito indurmi a cosa contraria al volere di Dio, che se poi fosse spirito non di cielo, allora nulla potrà su di me, su cui è a difesa alzato il segno vincitore. Nella mente, nel cuore, nello spirito, sulla carne, è vivo quel segno, e carne, mente, cuore, spirito saranno vittoriosi su qualunque voce che non sia quella del mio Signore. Va in pace, fratello, e Dio ti illumini a conoscere il vero. Io pregherò per la luce dell'anima tua. Cipriano lascia la casa brontolando minacce che non comprendo bene, e Giustina lo guarda partire con lacrime di pietà. Poi si ritira in preghiera, dopo aver assicurato due vecchiotti, certo i genitori, accorsi appena partito il giovane. Non temete. Dio ci proteggerà e farà nostro, Cipriano. Pregate voi pure e abbiate fede. La visione ha due parti, come se il luogo si bipartisse.
In una vedo la camera di Giustina e nell'altra una stanza nella dimora di Cipriano. La prima prega prostrata davanti ad una croce nuda, graffita fra due finestre come fosse un ornato e sormontata dalla figura dell'agnello, fiancheggiata da una parte dal pesce e dall'altra da una fonte che pare attingere il suo liquido dalle gocce di sangue sgorganti dalla gola squarciata dell'agnello mistico. Comprendo, sono figure del simbolismo cristiano in auge in quei tempi. A mezz'aria, sopra Giustina, prostrata in preghiera, è sospesa una luminosità dolce che, sebbene incorporea, ha parvenza di essere angelica. Nella stanza di Cipriano, invece, in mezzo a strumenti cabalistici e segni cabalistici e magici, è lo stesso Cipriano intento a trafficare intorno a un tripode su cui getta sostanze resinose, direi, che fanno dense volute di fumo, e a tracciare su esse dei segni mormorando parole di qualche oscuro rito. Nell'ambiente che si satura di una nebbia azzurrognola che vede i contorni delle cose e fa apparire il corpo di Cipriano come dietro a lontananze d'acque tremole, si forma un punto fosforescente che ingrandisce piano piano sino a raggiungere un volume simile a quello di un corpo umano. Odo delle parole, ma non ne capisco il significato. Vedo però che Cipriano si inginocchia e dà segni di venerazione come pregasse un potente. La nebbia dispara lentamente e Cipriano è di nuovo solo. Nella stanza di Giustina avviene invece un mutamento. Un punto fosforico e danzante come fuoco fatuo stringe cerchi sempre più stretti intorno alla giovane orante. Il mio interno monitore mi avverte che è l'ora della tentazione per Giustina e che quella luce c'era un maligno il quale, con suscitare sensazioni e visioni mentali, cerca di persuadere al senso la Vergine di Dio. Io non vedo ciò che ella vede, vedo solo che ella soffre, che quando sta per essere sopraffatta supera la potenza occulta col segno della croce tracciato su se stessa con la mano e nell'aria con una crocetta che si è levata dal seno. Quando alla terza volta la tentazione deve essere violenta, Giustina si addossa alla croce graffita sul muro e alza a due mani davanti a sé l'altra piccola crocetta. Sembra un combattente isolato che si difenda al tergo, stando addossato ad un incrollabile riparo, e davanti con uno scudo invincibile. La luce fosforica non resiste a quel duplice segno e dilegua. Giustina resta in preghiera. Qui vi è una lacuna perché la visione appare troncata, ma la ritrovo poi negli stessi personaggi. Ancora la Vergine e Cipriano. In un serrato colloquio quale assistono molti individui che si uniscono a Cipriano nel pregare la fanciulla a cedere e a sposarsi per liberare la città dalla pestilenza. Non io, risponde Giustina, devo cambiare pensiero, ma Cipriano vostro. Si liberi egli dalla schiavitù col suo spirito malvagio e la città sarà salva. Io ora più che mai resto fedele al Dio in cui credo e a Lui tutto sacrifico per il bene di voi tutti. Ed ora si vedrà se il potere del mio Dio è superiore a quello dei vostri dèi e del malvagio che costui adora. La folla tumultua, parte contro Cipriano e parte contro la giovane, che io ritrovo poi unita al giovane, ormai molto più adulto e con i segni talari addosso. Pali e tonsura in tondo, non più con i capelli ornati e piuttosto lunghi che aveva prima, sono nella prigione di Antiochia, in attesa del supplizio, e Cipriano ricorda alla compagna un antico discorso. Ora dunque si compie ciò che in diversa maniera profetammo aversi a compire. La tua croce ha vinto, Giustina. Tu sei stata la mia maestra, non la mia sposa. Tu mi hai liberato dal male e condotto alla vita. Quando lo spirito tenebroso che adoravo mi confessò la sua impotenza a vincerti, ho compreso. Essa vince per la croce, mi ha detto. Il mio potere è nullo su di lei.
Il suo Dio crocifisso è più potente di tutto l'inferno riunito. Egli mi ha già vinto infinite volte e sempre mi vincerà. Chi crede in lui e nel suo segno è salvo da ogni insidia. Solo chi non crede in lui e spregia la sua croce cade nel nostro potere e perisce nel nostro fuoco. Non ho voluto andare a quel fuoco, ma conoscere il fuoco di Dio che ti faceva così bella e pura, così potente e santa. Tu sei la madre dell'anima mia, e posto che mi sei madre, in quest'ora te ne prego, nutri la mia debolezza della tua forza, perché insieme si salga a Dio. Ma ora tu sei il mio vescovo, fratello mio. Nel nome del Cristo Signore nostro, assolvimi da ogni colpa, perché più pura del giglio io ti preceda nella gloria. Io ti benedico, non ti assolvo, perché colpa non è in te. E tu perdona al tuo fratello di tutte le insidie che ti ha teso, prega per me che tanto errore ho fatto. Il tuo sangue e il tuo amore presente lavano ogni traccia di errore. Ma preghiamo insieme, Pater Noster. Entrano dei carcerieri a turbare l'augusta preghiera. Non vi bastano ancora i tormenti? Resistete ancora? Non sacrificate agli dèi? A Dio facciamo il sacrificio di noi, al Dio vero, unico, eterno, santo. Dateci la vita, quella vogliamo. Per Gesù Cristo, Signore del mondo e di Roma, per il Re potente davanti al quale Cesare è polvere meschina, per il Dio davanti al quale si piegano gli angeli e tremano i demoni, a noi la morte. I carnefici li rovesciano inferociti al suolo, li trascinano senza poterli disgiungere perché le mani dei due eroi di Cristo sono saldate l'una all'altra. Così vanno al luogo del martirio, che pare una delle solite aule dei questori, e due fendenti calati da due nerboruti giustizieri spiccano i due capi eroici e danno alle anime ali per il cielo. La visione finisce così. Ecco, come accennavo, segue il commento di Gesù, io adesso non lo guardo proprio, oggi bisogna accontentarsi del commento molto inferiore di questo povero prete, poi la prossima volta sentiremo il commento super di nostro Signore. Ecco, se mi posso permettere semplicemente far risaltare e rilevare alcune cose da questo meraviglioso scritto. È una storia molto comune questa nei primi secoli, di una vergine consacrata che a un certo punto, come era in uso allora, viene data in sposa. Sappiamo che un tempo non è che uno decideva cosa fare, se mi fidanzo, se non c'è. I genitori ti prendevano e ti davano come sposa e tu non è che ci avevi molto margine decisionale, ma molte cristiane, allora era molto praticata questa cosa, ci sono degli scritti meravigliosi dei santi padri, ecco, chi sta seguendo le catechesi del venerdì sera sul peccato originale si accorgerà che quasi tutti gli scritti che stiamo analizzando dei padri che parlano appunto della tematica legata al peccato originale, che è legata al discorso del piacere, della scoperta del piacere sessuale, fanno i loro discorsi nelle opere intitolate il De Virginitate, perché appunto la virginità era tenuta in grandissima considerazione. Le vergini consacrate erano il fiore all'occhiello delle comunità cristiane. Non c'era nessunissimo dubbio che quello stato di vita fosse assolutamente eccellente
e non paragonabile al pur buono e benedetto da Dio quando vissuto secondo la sua volontà, sacramento del matrimonio. E quindi si trovano tantissime storie, ne abbiamo già sentita qualcuna in queste veglie analoghe, di vergini. La più famosa di tutte è quella di Santa Cecilia, insomma, che abbiamo festeggiato da poco, che convertì prima il suo promesso sposo Valeriano, il quale poi convertì pure il fratello di Burzio, e addirittura questi due precedettero poi Cecilia nelle vie del martirio. E qui troviamo questa storia di questa Santa Giustina e di questo Cipriano, che poi diventa vescovo. Io sinceramente una domandina me la sto facendo, perché non lo so se qui si tratta del grande San Cipriano, vescovo e martire, vescovo di Cartagine. San Cipriano è stato un colosso dei primi secoli, quindi mi viene un serio sospetto, qui non lo so, adesso bisognerebbe andare a vedere le fonti, i commenti, se abbiamo qualche indicazione. Certo che se fosse lui sarebbe veramente qualcosa di impressionante. In ogni caso la storia è simile alle molte. Questo era non tanto un pagano, era un mezzo spiritista, come abbiamo visto, quindi era un mezzo spiritista, cabalista, alchimista, che praticava questo culto agli spiriti. Ma quando si praticano i culti agli spiriti, questo vale ieri, vale oggi anche, si rende sempre culto ai diavoli. Quindi attenzione, mi raccomando, anche adesso a frequentare medium o persone di questo genere, specialmente quando si cerca di soddisfare le curiosità, di entrare in contatto con i morti, le persone di medium, le scritture automatiche, i registratori, tutte queste cose qui sono tutti peccati mortali contro il primo comandamento. E quando si va a provocare queste cose non si entra mai in contatto né con Dio né con gli spiriti buoni, ma sempre con gli spiriti cattivi. Quindi bisogna starne alla larga. La seconda cosa da notare è la fermezza stentorea di Santa Giustina, una costante non soltanto delle storie di martirio, ma anche, come vediamo, delle storie di verginità. Cioè, questa è la verginità, non l'avrebbero persa nemmeno sotto le più terribili e gravi torture. E questa inflessibilità, in questo come in altri casi, è proprio la causa della conversione dei loro primitivi, chiamiamoli così, avversari della fede. Quindi questo ci ricorda anche come la fermezza, in questi tempi noi dobbiamo ricordare questa cosa, quindi la fermezza nella fede, il non scendere a patti col male, non scendere a compromessi, non piegarsi dinanzi all'incalzare del male, anche a rischio, perché questo sapeva benissimo che rischiava, ma quello che dice, molto bello, dice: io sono vergine per volontà di Dio, quindi stai proprio tranquillo, e spero anche chiamata a martirio. Questa è un'altra cosa che deve farci pensare, nel senso che nelle storie di tantissimi martiri dei primi secoli si vede che non soltanto la verginità era tenuta in grande considerazione, ma c'era proprio il mito del martirio, cioè nel senso che i cristiani erano convintissimi che la vocazione al martirio, che era un dono, una chiamata di Dio, era la cosa più grande che Dio potesse regalarti. E quindi non soltanto non avevano paura, ma addirittura qualcuno pregava il Signore, dice: fammi morire martire. Questo fa anche dare un po' la cifra di distacco, insomma, che c'era tra quel fervore e quell'amore. Oggi veramente la penosa tiepidezza e debolezza è proprio in belligeranza, non so perché io lo definire, insomma, di tanti
battezzato gli è rimasto solo il nome e la registrazione in qualche ufficio parrocchiale di qualche parrocchia sparsa in qualche posto italiano o altrove, insomma. La terza cosa è la modalità della vittoria di Santa Giustina. Vediamo che è un combattimento che si affronta a distanza, non in diretta. In diretta c'è il primo dialogo che finisce con la vittoria di Giustina, ma poi la vera battaglia comincia dopo, cioè quando quello comincia a invocare i diavoli per andare a sedurre questa ragazza, la quale subisce il peso e la violenza della tentazione, ma lo combatte e vince. È importante seguire i passaggi, no? Quindi, e il come vince. Gesù ci racconta questo brano per manifestare la vittoria della croce. E poi l'ultimo passaggio, quando nell'imminenza del martirio rievocano questa storia, Cipriano ricorda che fu lo stesso spirito malvagio a rivelargli che era stato vinto dalla croce. Il mio potere è nullo su di lei. Attenzione, questo era vero ieri, vero oggi, vero sempre. E ancora, mi ha già vinto infinite volte e sempre mi vincerà. La croce, in hoc signo vinces. In hoc signo vinces, si leggeva sui lambari di Costantino nella storica battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio. In hoc signo vinces. Il suo Dio crocifisso è più potente di tutto l'inferno riunito. Questo vale ieri, vale oggi e varrà sempre. Attenzione che Santa Giustina usa la croce. Noi abbiamo anche l'arma potentissima del segno di croce. Il segno di croce è un sacramentale potentissimo. E il segno di croce, se uno volesse usarlo, sarebbe fatto spesso, oltre che fatto bene. Più che si può. Nella leggendaria Santa Messa in rito antico, questo per chi non lo sa, si sappia che i segni di croce che faceva il sacerdote, tutti quanti complessivamente, dal segno della croce sulla propria persona, che fanno anche tutti quanti i fedeli, a quelli che faceva sulle offerte, sull'altare, dovunque, al termine della messa i segni di croce erano 33, tanti quanti sono gli anni di Nostro Signore. Io ho detto anche recentemente in qualche intervento, non mi ricordo quale, che 33 croci, segni di croce al giorno, come erano nella messa in rito antico, possiamo farli tranquillamente su noi stessi, levano il diavolo di torno. Questo brano lo conferma al 100%. Il diavolo è vinto dalla croce. E la croce possiamo farla in qualunque momento, non sempre possiamo andare a messa, non sempre possiamo fare la comunione. Di questi tempi scarseggia pure l'acqua santa, a meno che qualcuno non se la faccia benedire nei parroci e non se la porti a casa. Ma il segno della croce è sempre a nostra disposizione, perché cioè, lo possiamo fare in qualunque momento, nessuno può impedirci di fare un segno di croce, ed è un mezzo potentissimo di difesa contro il potere del nemico. Santa Giustina ha vinto così, e ha vinto non semplicemente contro un uomo, ma ha vinto contro quel demone che era dalla parte di quell'uomo e che è stato atterrato dal potere della croce. E attenzione a quello che dice sempre quel diavolo: chi crede in lui nel suo segno è salvo da ogni insidia. Non dimentichiamo, ma chi in lui non crede e spregia la sua croce, cade il nostro potere e perisce nel nostro fuoco. Anche questo era vero ieri, è vero oggi ed è vero sempre.
Viva la Santa Croce, facciamo in modo di militare sempre sotto le insegne della Santa Croce.